Subito che se mi fate delle domande io sono molto contenta, quindi adesso comincio a dirvi qualcosa, ma sono pronta a interrompermi e a seguire il filo logico che mi volete proporre. Perché questo? Perché in realtà noi ci troviamo in questo contesto a ragionare su una situazione che è ben lontana dall'essersi chiaramente dispiegata. Quindi dobbiamo ragionare sul futuro del turismo senza sapere quanto tempo manca ancora per avere un futuro con il turismo. Quello che possiamo sapere è che non appena la situazione epidemica ha un qualche segnale di miglioramento e quindi le autorità del nostro governo ci consentono una maggiore frequentazione, convivialità, la risposta è fortissima ed è molto positiva. L'abbiamo visto quest'estate, nel senso che c'è proprio una fortissima domanda latente di esperienza turistica che tutti i vincoli di questo ormai è praticamente un anno che viviamo in queste condizioni particolari e in questo anno diciamo il bisogno di un ritorno alla normalità o comunque una vita che ci riconsenta di spostarci, di incrociare le altre persone, e il bisogno è molto molto forte. E su questo bisogno si può sicuramente costruire la nuova offerta turistica. Il punto è che non sappiamo quanti mesi abbiamo davanti fino a quando questa nuova domanda che ho detto latente possa di nuovo esprimersi. E questo è un grandissimo problema. Poi, ovviamente, non c'è neanche bisogno che la situazione sia completamente coperta, non c'è bisogno per ritornare ad avere una vita più normale che arriviamo al 90% o 95%, che mi sembra che siano le quote che vengono spesso suggerite dai medici, dai virologi, e un 90-95% di copertura attraverso i vaccini per poter muoverci in sicurezza. E ci sono probabilmente sufficienti delle quote minore, soprattutto ci serve potere, se non altro, aver coperto quelle fasce di popolazione che rischiano di più da questa malattia. Quindi il punto vero, secondo me, non è tanto se il turismo ritornerà. Il punto vero è capire quando potrà ritornare. Questione è a quel punto che tipo di desideri e di domande avranno maturato le persone. Se dobbiamo prendere come riferimento i mesi in cui alle persone nel nostro paese era stata data libertà di movimento, quindi diciamo i mesi di agosto e settembre, quello che è stato notato è proprio stato un grandissimo desiderio di luoghi all'aperto. E questo, vabbè, non sorprende dopo 3 mesi di blocco in casa, che il desiderio fosse di luoghi all'aperto era un po' scontato, tanto scontato che anche la promozione turistica già da marzo-aprile si era già mossa in quella direzione e quindi quelle spiagge che molto insistevano, per esempio, tradizionalmente sui divertimenti, hanno cominciato a offrire delle immagini di sé
legati alla grande quantità di spazio che potevano offrire ai visitatori, immagini di vita all'aperto. E in questo senso anche altre forme di turismo, come ricordava Maurizio prima, considerate minori perché sono comunque delle nicchie, hanno incontrato il favore dei turisti italiani e quindi il turismo a piedi, la visita ai piccoli borghi. Quote, la mezza montagna, ecco, come ha giustamente detto Maurizio, è abbastanza alto per non morire di caldo la notte, ma non troppo alto da essere un luogo alla moda. Quindi questi luoghi intermedi che erano difficili da promuovere prima sono ritornati molto molto interessanti. Questo da un certo punto di vista ci rassicura, nel senso che, ripeto, è un po', cioè, il punto è capire quanto tempo ci manca per poter ritornare a fare turismo e l'altro punto è arrivare lì vivi, non solo vivi dal punto di vista sanitario, ma anche vivi, dal punto di vista economico, perché uno dei temi è appunto quante delle imprese, piccole imprese, saranno state in grado di vivere un anno intero senza, quasi senza entrate e però dovendo comunque sostenere dei costi fissi. Quindi potrebbe esserci una selezione delle imprese che sopravvivono e con la fuoriuscita delle imprese più piccole o se non altro delle imprese che si erano casualmente trovati in una posizione debitoria all'inizio della pandemia, perché per esempio avevano avviato un ciclo di investimenti, per dire. Quindi ci sarà inevitabilmente una selezione perché questa crisi sta durando troppo perché non ci sia una fuoriuscita dal mercato di una parte delle imprese. L'altra dimensione, quindi diciamo, il primo cambiamento che ci aspettiamo è nel momento in cui il turismo ricomincerà ad essere praticato, un grandissimo desiderio di luoghi all'aperto, comunque di un turismo associato a luoghi all'aperto nelle varie forme. Ci sarà probabilmente anche un grandissimo desiderio di muoversi, perché comunque la vita in casa ci limita molto anche nei movimenti. Ecco, l'altra dimensione che non è, che è difficile da intravedere è il rapporto col mondo digitale. Nel senso che nella prima fase del lockdown il mondo digitale è stato sicuramente una piacevole scoperta. Era comunque qualcosa di nuovo per molti. E molti si sono proprio anche divertiti, insomma, a fare questa specie di, diciamo di turismo del computer in cui si andavano a cercare immagini nuove, luoghi nuovi. Però è avvenuto anche qualcosa di più di questo, nel senso che non solo sono state rese disponibili immagini, banche dati fotografiche, per esplorare diversi luoghi, musei, collezioni. Ma è proprio cominciata un'elaborazione, un'invenzione di nuovi prodotti turistici da consumare a casa. Quindi diciamo un turismo della mente, che non si porta dietro il corpo. Quali sono i due comparti in cui è stato più visibile questa dimensione del turismo della mente? Nel settore vitivinicolo, e vedremo perché, e nell'ambito del settore scolastico, del turismo scolastico. Nel settore dei vini, quindi diciamo nel settore enogastronomico, o meglio enologico,
quello che è successo è un po' questo, che molte delle imprese che accoglievano i turisti nelle loro cantine erano soprattutto imprese di produzione di vino, per i quali la dimensione digitale aveva comunque una funzione di promozione, di marketing dei loro prodotti. E quindi il passo è stato lì molto rapido, anche perché in alcuni contesti, come quello americano, era già un po' praticato anche prima. E il passo è stato quello di offrire delle esperienze di degustazione vini da casa, attraverso due modalità, diciamo, una modalità low cost in cui le persone si collegavano e ascoltavano i commenti di chi assaporava il vino, e una modalità invece expensive, direi, in cui le persone si facevano mandare a casa il vino e poi partecipavano ognuno a casa sua alla degustazione dei vini in una forma, in un collegamento virtuale. E questo prodotto, probabilmente, questa esperienza è un'esperienza che potrebbe restare anche quando si ritornerà a viaggiare normalmente e potrebbe restare come percorso di promozione non solo del vino, ma anche dei luoghi del vino. Quindi lì, diciamo, il passaggio al digitale, senza produrre, secondo me, un effetto di spiazzamento rispetto al turismo effettivo in presenza, assumerà però un ruolo che prima non aveva, sia per la promozione dei vini, sia per la promozione degli itinerari. Qualcosa di analogo si è mosso anche nel turismo scolastico, perché le tante associazioni culturali che vivevano di turismo scolastico hanno cercato di proporre qualche esperienza digitale per i ragazzi, per gli studenti. Esperienze digitali fatte di piccole visite online, più qualche frammento di conferenza, insomma, un'attività interattiva di esplorazione dei luoghi, tutta però in virtuale. E allora, anche questa potrebbe restare una tipologia di esperienza che resta anche quando si ritornerà forse a fare il turismo scolastico in modo tradizionale. Perché? Perché qui c'è proprio l'idea di una preparazione dei ragazzi a esplorare i luoghi. E allora questa combinazione fra esperienza dal vivo e dimensione digitale può essere effettivamente un arricchimento, sia perché consente di raccontare in un contesto tranquillo alcune cose che si vuole che i ragazzi sappiano prima di visitare i luoghi, ma può diventare proprio anche un'esperienza formativa molto importante per imparare a analizzare in modo critico la dimensione virtuale, perché potrebbero in questo modo i ragazzi esplorare gli stessi luoghi virtualmente in presenza e scoprire, diciamo, le differenze. Quindi ci sono stati dei cambiamenti in questa forte rincorsa del digitale di questi mesi che potrebbero restare come un arricchimento dell'esperienza turistica in presenza che a un certo punto ricomincerà. Ecco, io per il momento mi fermerei a queste suggestioni. Nel senso di cominciare a pensare queste esperienze difficili che abbiamo affrontato in questi mesi, che tipo di desideri appunto genereranno nei turisti, ma anche che tipo di risposte possono disegnare, aiutare a disegnare da parte di chi offre i servizi turistici. E farei un'aggiunta proprio sui due temi, farei una conclusione ragionando su questi aspetti, poi dopo possiamo venire anche a ragionare di altri aspetti, sulle cose che diceva Maurizio, e su quelle che sono le due grandi criticità che oggi conosce il turismo responsabile. Il primo è la mancanza di contatto, cioè il principio della sostenibilità sociale. Noi per
pensiamo che il vero volto del turismo sia quello che mette in relazione i residenti di un luogo con chi questi luoghi li va a visitare. E, allora, questo adesso non si può fare. Lo si potrà fare non subito, immaginiamo, perché non perché non sia possibile, ma perché non è così piacevole conoscere le persone con le mascherine, perché per noi il volto è un aspetto importante delle persone, quindi non siamo abituati a conoscere persone, da qui forse anche una parte delle nostre reazioni così negative a questi foulard che coprono i volti delle donne in alcuni paesi, perché il volto per noi è parte dell'identità, no? E quindi non vedere il volto significa per noi molte volte non conoscere, non poter scoprire le persone. La mascherina ce ne copre una buona parte, eh? Ce ne copre una buona parte. E quindi da qui anche un po' di difficoltà della serie. Vabbè, le persone nuove le conosco quando le mascherine non sono più necessarie. Eccoci, adesso restringo un po' l'insieme delle mie amicizie e relazioni. Allora, se la dimensione dimensione distanziamento mascherine resterà, io penso che anche per il turismo responsabile vadano pensate delle forme di interazione fra conoscenza in virtuale e incontro. Serve una preparazione che forse prima non era necessaria, però questo è un fronte su cui forse si potrebbe lavorare e far nascere il desiderio di incontrare i residenti e anche conoscerli un po' prima attraverso il canale digitale. Proprio per rendere possibile l'incontro con queste modalità strane che oggi siamo un po' costretti ad adottare. L'altro tema è il turismo domestico. Allora qui forse ci serve una riflessione addirittura più ampia. Perché? Perché è chiaro che con il turismo responsabile noi cerchiamo di portare una possibilità di sviluppo economico e di invenzione di una al lavoro, di un'attività economica anche in paesi lontani da noi, che sono spesso più poveri di noi. Però a volte ci culliamo un po' troppo nella idea che il turismo internazionale possa essere una risposta. In realtà il turismo per diventare una risorsa economica importante in un paese ha bisogno anche del turismo nazionale. Perché comunque, e questo l'abbiamo visto benissimo con la pandemia, ma anche in altri contesti, il turismo nazionale ha un andamento più stabile rispetto a quello internazionale. E allora qui, questa insomma è una cosa che poi chiedo a Maurizio e a quanti altri di voi, immagino tanti che lavorano nel turismo responsabile, è possibile immaginare un futuro del turismo responsabile in cui si aiuta lo sviluppo del turismo nazionale in questi territori? Patrizia, se hai concluso questo primo intervento, intanto ti ringrazio moltissimo per le tue riflessioni, poi ti risponderò anche a questa domanda, anzi ti rispondo subito. Nei nostri progetti di cooperazione allo sviluppo noi prevediamo sempre l'attenzione per il turismo interno, sempre. Non puntiamo solo sul turismo internazionale. C'è già una domanda per te, che viene da Daniela Campora e che chiede se questo tipo di turismo online, digitale, scolastico è stato organizzato dalla scuola o da degli operatori. Dagli operatori sono state in parte le cooperative culturali che organizzano le esperienze, ma in parte anche c'è un operatore che fa un'agenzia, un operatore che fa un po' da raccordo
delle proposte per il turismo scolastico e distribuisce anche delle brochure ai docenti delle scuole. Si chiama Dada Tour e loro nel loro sito hanno proprio creato uno spazio per promuovere le esperienze online. Quindi sono stati gli operatori che si sono attivati e hanno sviluppato un'innovazione che è molto importante. È interessante questa reazione immediata e forte. E alcune scuole l'hanno sfruttata. E ecco, la cosa importante a cui tengo è questa. Allora, noi, il mondo della cultura, soprattutto durante il primo lockdown, si è veramente attivato in un modo incredibile per allietare tutti gli italiani che erano chiusi in casa. E l'ha fatto in gran parte lavorando gratuitamente. Però noi dobbiamo superare questa visione della cultura, per cui gli operatori della cultura lavorano gratuitamente per il beneficio degli altri. Sono dei lavoratori come gli altri e devono lavorare a pagamento. Quindi poi possono fare delle cose gratuitamente, però loro devono poter guadagnare da vivere col loro lavoro, come tutti gli altri. Allora, l'aspetto interessante di queste esperienze è che sono esperienze che sono state pensate anche con un budget, un costo non molto elevato, però è proprio l'idea di creare comunque un mercato che consentisse anche agli operatori culturali di continuare a avere un lavoro delle entrate. Senti, hanno chiesto il nome dell'operatore che si è, diciamo, Sì. impegnato in questa forma di turismo scolastico, se ce lo puoi Allora, dire. faccio sì, non solo, ma vi metto un attimo al volo. E nel frattempo chiederei sul tema. Ecco, così potete vedere Dida Tour e qui vi ho estratto alcune cose dal loro sito internet, così lo potete Quindi vedere. chi è interessato può andare su internet e andare a vedere che cosa fa Dida Tour. E ho visto Sì. che prima di dare la parola a Paolo Grigolli, darei un attimo la parola. Ho visto che c'è Renzo Garrone in sala. Se Renzo, che è un tour operator con una grandissima esperienza nel turismo responsabile, ci dice qualcosa sul turismo interno nei paesi che sono programmati da lui, da RAM. Quindi Renzo può prendere la parola Sì, buonasera a attivando il... tutti. Buonasera Eccolo. a tutti, mi sentite? Sì. Sì. Ok. Allora, l'esperienza nei paesi esteri, nostra asiatica, è che è praticamente quasi tutto fermo. Più o meno nei termini in cui l'avete presentata, ossia, molti di questi paesi non hanno un turismo interno. E quindi sono veramente momenti difficili per loro. Questo indubbiamente è la differenza rispetto ai paesi che hanno uno zoccolo duro di ricchezza, quale noi siamo ancora, nonostante tutto. Quindi, per esempio, in Nepal sono fermi totalmente perché nonostante un tasso di contagi che sarà 20 volte minore del nostro, e peraltro in crescita, perché questo è uno degli aspetti più inquietanti del virus attuale, cioè non va avanti, non si ferma, riparte. Paesi che non ce lo avevano adesso ce l'hanno. Renzo, scusa, puoi alzare il volume, puoi avvicinare il microfono a... Forse posso avvicinare il microfono. Quindi dicevo, sì, paesi tipo il Nepal, per esempio, non hanno un mercato interno e quindi sono fermi. Sono fermi perché non hanno appunto quella dinamica che noi abbiamo riscontrato esserci e che lo sappiamo, che esiste da sempre, sono 30 anni che lo diciamo, che i paesi ricchi hanno comunque un mercato interno e questa è la grande forza del turismo anche a livello dei numeri internazionali, è questa, non è che, cioè,
il grande turismo è in Europa, negli Stati Uniti, perché c'è un mercato interno e perché c'è un mercato verso l'estero. Quindi la somma di questi fattori fa la loro grandezza. Se il Nepal è fermo, paesi come un'Indonesia, per esempio, che hanno nuovamente, ripeto, un tasso di contagi e di morti infinitamente inferiore al nostro, nonostante siano grandi 6-7 volte noi, stanno vedendo una crescita del virus e uno stop che le autorità pongono al flusso. Quindi di fatto sono limitati a flussi interni. Sono stato su Skype l'altro ieri con i partner indonesiani e questo è. Bali e Java sono ferme con dei lockdown consistenti. Alcuni dei nostri partner si sono inventati delle forme virtuali di turismo che, ripeto, è chiaro che c'è una, come dire, è un tema molto complesso. Io sono sempre stato molto resistente rispetto al digitale perché, però è vero che è un'opportunità, quindi forse una forma mista oggi per appunto di turismo anche virtuale che consenta conoscersi prima, sarebbe stato bello farlo anche prima, quando ancora avevamo la possibilità di incontrarci di persona. Le riunioni preparatorie si potevano fare preparando il viaggio con l'agente del posto, per esempio. Adesso possono in parte surrogare, ma veramente solo in parte. Qualcosina può essere fatto, moltissimo viene a mancare. Un mercato indonesiano non è visitabile online. E che cazzo, cioè cioè si perdono i profumi, si perdono i suoni, si perde l'atmosfera, la gente non si diverte a fare una cosa di questo genere. Magari alcune altre cose però sono sicuramente fattibili. Bene, ti fermo Renzo, sì, perché semmai non era neanche previsto, d'accordo. No, ma questo deve essere, i nostri incontri devono avere una dinamica diversa dai convegni paludati ai quali siamo abituati. Do la parola a Paolo Grigolli adesso. Aggiungo solo una cosa, posso? Sì, 3 secondi. È sì. Una vita che diciamo che il turismo verso l'estero è volatile, mentre quello domestico è controllabile. Sì. E questa è la prova plastica della storia. Ah, certo. Sì. Paolo, tocca a te. Buonasera a tutti e un saluto a Renzo che mi ha preceduto. Ci si vede almeno attraverso gli schermi, dai. Grazie per la partecipazione. Io ho qualche immagine che volevo appunto condividere con voi, perché di fatto insomma siamo dentro un futuro che ci stimola, dentro un presente che ci stimola un futuro diverso, evidentemente, un profondo cambio di paradigma necessario. Noi fino al 19 eravamo dentro a questi cosiddetti mega trend, queste tendenze che ovviamente permangono e che erano di fatto ciò che influiva in maniera significativa sul turismo, in particolare una domanda che in alcuni paesi portava a un aumento della classe media, soprattutto per quanto riguarda l'Asia, e invece per quanto riguarda l'America e l'Europa un invecchiamento della popolazione, più Giappone evidentemente. E una domanda diversa da parte dei giovani. Una necessità di crescita sostenibile, quindi un'attenzione che andava verso le emissioni di CO2, risorse idriche, produzione alimentare, quindi dei trend importanti sui quali molte imprese stavano e stanno insomma investendo. Una grandissima riflessione sulla mobilità, perché ormai da più di 30 anni una crescita dei passeggeri del 4% l'anno stava portando e aveva portato un portafoglio ordini nella Boeing e di Airbus ad una ipotesi di raddoppio della capacità, quindi parliamo di un per due della capacità di passeggeri entro il 2035. Quindi vedete come certe cose poi improvvisamente sono diverse. E dall'altra parte tutto il grande tema delle tecnologie abilitanti, della digitalizzazione di cui abbiamo accennato, automazione, blockchain e realtà virtuale aumentata. Questi sono
i grandi trend sui quali si sono fatti, si stanno facendo delle riflessioni appunto legate al turismo, alle produzioni alimentari, alle risorse d'acqua dolce e al benessere economico e culturale della comunità. La riflessione sul climate change era stata poi stigmatizzata dall'intervento che aveva coinvolto soprattutto le giovani generazioni di Greta, però quest'anno insomma questo movimento è sparito di fatto, e questo ci fa anche un po' riflettere, no? Su elementi in corso che improvvisamente si svaniscono. E una grande riflessione su un parlare di sostenibilità che solo in pochi casi si traduce in azioni e che vengono effettivamente messe nei piani delle aziende, o addirittura di destinazioni, come era così il motto della Costa Rica, appunto, che nel 2021 aveva dichiarato di voler diventare la prima destinazione mondiale plastic free e carbon free, quindi senza plastica e senza CO2. Piccole esperienze anche italiane, qua sull'Arco Alpino, qua in Trentino, da dove vi parlo, con la prima area sciistica plastic free, quindi e questo era interessante perché una piccola destinazione che ha fatto parlare di sé non perché ha fatto un nuovo impianto, ma perché ha dichiarato di voler togliere la plastica dai rifugi, perché le scoperte che ci hanno portato i vari scienziati ci dicono che di fatto negli strati di ghiaccio ci sono ormai tante microparticelle di plastica quante sono nell'oceano. Quindi questo tema della sensibilità ambientale, che è interessante perché guadagna uno spazio comunicativo, come prima invece veniva dedicato solo alla dimensione legata allo sviluppo delle imprese e allo sviluppo degli impianti. Noi eravamo dentro a questo paradigma, qua vedete tre immagini, penso che le sappiate riconoscere anche da pochi particolari. Da sinistra siamo nelle Cinque Terre, qua siamo a Venezia, al centro, e a destra invece siamo a Firenze, gli Uffizi. E lo stesso weekend, era il weekend del 2018, quando Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, si erano concentrati in un ponte pazzesco. Ecco, ma questo è quello che abbiamo vissuto e che abbiamo considerato anche come overtourism, anche abbastanza normale, fino ad arrivare a fenomeni di antiturismo, quindi questo non è turismo, è un'invasione, queste sono le manifestazioni di Barcellona, oppure sui nostri bassi dolomitici, di fatto le strade che diventano parcheggi, perché questo è stato ed è un elemento che fino al 2019 ha caratterizzato il paesaggio alpino, se così vogliamo chiamarlo. Come vi dicevo, la comunicazione delle agenzie nel 2017 serviranno 35.000 nuovi aerei nei prossimi 20 anni, quindi flotta di aerei che raddoppierà, e questo era un trend destinato a non mutare nonostante gli elementi legati al terrorismo. Perché il terrorismo colpiva puntualmente alcune aree, ma le persone spostavano il loro baricentro dalla Turchia o dalla Francia o dalla Tunisia verso altre destinazioni, altre mete. E questo ancora una volta aveva dato l'idea del turismo come un elemento robusto. Non so se qualcuno di voi sta leggendo Antifragile di Taleb, dopo il suo libro sui cigni neri, lui dice appunto quanto più un fenomeno sembra robusto, tanto più invece manifesta nei momenti di crisi la sua fragilità. E questo è quello che stiamo vivendo oggi, evidentemente, con una mappa, e qua prendo a prestito insomma le favolose intuizioni di Isgro, queste cartine dalle quali si cancellano mano a mano i nomi, ecco, per dire che oggi
siamo dentro un mondo che cancella le destinazioni, che cancella le città, che cancella le mete, che cancella anche questa sua così, possibilità di scoperta, no? Mano a mano. E siamo dentro un turismo ai tempi di Covid, qua un'altra esposizione, mi rifaccio sempre all'arte e agli artisti, questa frase straordinaria di Pasolini del 73, che in un museo è stata riprodotta, e dice: forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Ecco, questa è la realtà che abbiamo così vissuto quest'anno e stiamo ancora vivendo, che è una frattura a tutti gli effetti, una frattura nel cambiamento del nostro vivere. Allora, cosa ci dice però questa frattura? Che abbiamo necessità di riparare questa rottura, e che probabilmente la proprietà delle parti, i singoli, le imprese, possono essere comprese solo in un contesto più ampio. È solo dentro al tutto che possiamo capire il singolo o la piccola parte. E questo è un altro elemento molto, molto forte. Noi pensavamo che il sistema si tenesse da sé, in realtà il sistema si tiene se le singole parti sono in grado di dare una risposta, e mettere insieme le singole parti probabilmente è oggi uno degli aspetti più importanti. L'ha detto Maurizio bene nella sua introduzione: noi in ITR, e quando facciamo i viaggi, ho accompagnato i viaggi di Renzo, andiamo a trovare le persone, a stare con le persone, a consolidare delle relazioni, quindi non sono fornitori, sono parte costituente l'esperienza del viaggio, o il motivo nella gran parte dei casi per i quali si fa quel viaggio. E quindi la relazione tra le parti oggi è decisiva ancora di più, e perché ricostruire il legame tra le parti è necessario per rigenerare, come quando si rompe un organo o quando si spezzano i legamenti, insomma anche in questo caso abbiamo bisogno di ridefinire quella capacità di ricostruire la connessione tra le parti, perché lì dentro emergerà una nuova prospettiva. E quindi l'altro, che è il senso del viaggio per noi in ATR, è la chiave della ricostruzione del nuovo. Questo è un tema assolutamente fondamentale e mai come oggi decisivo. Diciamo che ci sono alcune conseguenze che sono emerse in maniera lampante nell'anno della pandemia: il freno della domanda, l'accelerazione digitale, di cui parlava anche Patrizia, la concentrazione verso la prossimità, la capillarità. Abbiamo visto un tentativo di fuga verso i supermercati per andare verso le botteghe locali, meno affollate e anche forse più di qualità, e questo è un elemento interessante. Abbiamo anche visto una certa fuga verso la produzione di massa che si inceppa perché mancano le forniture, verso una specializzazione flessibile. Abbiamo conosciuto una crescita di sensibilità e una qualità relazionale più forte, perché si riprende un aspetto che ci viene meno, no? E quindi quando ci vengono meno le cose ne riconosciamo l'importanza, e quindi una scoperta delle connessioni attraverso la familiarità col digitale, che va a premiare una comprensione diversa dell'altro, e un ritorno alla prossimità in termini di ricerca di autenticità, o forse anche la scoperta che a 50, 100, 150 km da casa, 2 ore di macchina, si scoprono delle cose che forse possiamo definire quell'esotismo di prossimità che per chi vive in una città diventa fonte di scoperta molto interessante. Abbiamo una lettura evidentemente legata al turismo in cui c'è un'accelerazione sul mercato di prossimità, sull'esotico vicino, su pillole di avventura, quello che si dice adesso appunto esperienze, ma sono appunto piccole elementi significativi di contatto con una realtà diversa, un'immersione nella natura, la ridefinizione del tema dello spazio e tempo, e un wellness inteso come una, non nello stare nella sauna, nella piscina, ma nello stare in benessere diverso che solo la natura e lo spazio ci dà. Un'accelerazione abbiamo visto quest'anno sul camping di lusso, detto glamping,
sul tema del camper, che è la casa viaggiante che ha acquisito uno status molto più significativo in questa fase, su una relazione diversa del digitale virtuale, sul tema della famiglia e della sostenibilità, mentre invece stanno pagando duramente dazio il tema della crociere, dei super jumbo di cui si stanno fermando le produzioni, Airbus e Boeing, sulle grandi distanze, modelli non sostenibili legati al turismo di massa e tutto il tema del meeting incentive e congressi. Non faccio partire il video perché faccio solamente questa immagine. Il Trentino ha giocato molto su questa idea quest'estate di stare in un ambiente naturale e respirare, che il tema del respiro è ovviamente centrale in questa fase pandemica. Poi, nella realtà dei fatti, c'è stato questo assalto alla montagna, quindi centinaia di persone in fila e pienoni sui luoghi iconici, no? Quindi da un lato una comunicazione respira spazio, dall'altro invece questa concentrazione che dal 20 luglio al 30 agosto ha salvato in effetti la stagione, ma nello stesso tempo ha messo in crisi profondamente il modello stesso di accoglienza e di vivibilità. Ecco, questo è un altro di quegli elementi sui quali riflettere davvero, perché abbiamo bisogno proprio di cambiare i temi legati alla fruizione. Quindi vado in chiusura su quattro idee che possono aiutarci rispetto al cambiamento che ci ha portato e ci sta portando la pandemia. E da un lato possiamo vedere dalle aziende più significative alle aziende, diciamo, che cercano di stare sul mercato, il tema della personalizzazione. Qua gioco su quattro slogan che sono stati poi anche interpretati da un caro amico consulente Massimo Fabbro: personalizzare il prodotto in funzione delle caratteristiche delle persone. Sempre di più il tema dello standard, il tema della massificazione viene meno e sempre di più emerge la singola persona che può creare la sua playlist, se vogliamo, no? I nuovi modelli di consumo portano ciascuna persona ad essere dentro, possiamo anche dire magari al proprio algoritmo, però diciamo che si costruisce il proprio spazio, il proprio ecosistema nel quale sceglie i prodotti e i servizi. Fondamentale questo tema della semplificazione, quindi simplify, quindi personalize, simplify, personalizzare, semplificare. Semplificare significa dotarsi di strumenti fondamentalmente digitali che rendano facile l'accesso ai prodotti e ai servizi. Questo è uno dei temi che quest'anno si è accelerato in maniera straordinaria. Terzo grande tema è ecologize, quindi il tema più legato alla visione ecosistemica del prodotto e servizio. E il quarto tema, il tema empatico, un approccio attento alla qualità della relazione. Questi sono quattro elementi che, applicati in termini di azienda, in termini di anche modello di business, possono aiutare a sopravvivere oggi o comunque a fare quello scarto che ci serve per un futuro, una prospettiva di futuro. Vi ringrazio e poi se c'è qualche domanda ovviamente sono a disposizione. Bene, grazie Paolo per questo contributo in cui hai fornito anche delle indicazioni metodologiche e di indirizzo per il futuro. La discussione è aperta. Voglio ricordare che il tema del respirare che ha affrontato, cui ha accennato Paolo, il diritto a respirare, sarà il tema fondamentale del Festival Ithaca nel 2021. Ithaca è il festival più importante al mondo di turismo responsabile. Quest'anno avremo almeno circa 25 tappe in Italia, quindi 25 località che ospiteranno gli eventi di Ithaca, e il tema del respiro sarà l'elemento, condiviso, centrale di tutta questa manifestazione. Quindi io aprirei la discussione. Non vedo altre, per il momento non vedo altre domande. Io vorrei tornare un attimo sul tema delle città, perché
perché Patrizia Battilani non è soltanto la direttrice del CAST, ma è anche la coordinatrice del cluster del turismo urbano sostenibile. E abbiamo fatto degli incontri, gli incontri costituenti di questo aggregato, di questo cluster, per il quale lei è stata indicata, Patrizia, come appunto coordinatrice, e stavamo affrontando quei temi cui ha accennato anche Paolo sull'overtourism, che è un tema fondamentale per le città. Ecco, io chiedo a Patrizia com'è la situazione nelle città, perché nelle città si concentrano una serie di fenomeni in questo momento. Un calo fortissimo dei flussi turistici nelle città d'arte, nello stesso tempo abbiamo un problema che riguarda gli studenti universitari che seguono online da remoto le lezioni, quindi come si muovono, tengono gli appartamenti, li abbandonano, come si iscrivono, eccetera, e poi c'è lo smart working che anch'esso sta condizionando moltissimo i flussi nelle città, gli uomini d'affari, i dirigenti di imprese, le fiere, i convegni, i congressi, le conferenze. Ecco, che cosa sta accadendo nelle città? Tu, Patrizia, hai un punto d'osservazione forte su Bologna, ma so che conosci anche la situazione in tante altre città italiane. Allora, nel contesto italiano le città sembrano quelle che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi, proprio perché, come dicevi tu, sono il crocevia di molte diverse situazioni. C'è sicuramente il tema del turismo. Le città non hanno avuto quella boccata d'aria fondamentale che hanno avuto la montagna e il mare nel mese di agosto e parte di settembre, perché le città sono rimaste vuote, no? Ciascuno di noi ha visto le sue, insomma, i turisti non sono arrivati, perché ecco lì entra in gioco il fatto che quello delle città è un turismo in gran parte internazionale, soprattutto nei mesi estivi, e quindi non è arrivato. Ma il tema vero delle città, l'altro tema grande delle città è il cambiamento nell'organizzazione del lavoro. Allora, questo qui è un paese che ha resistito in tutti i modi, accettando anche di pagare dei prezzi in termini di rallentamento della produttività, ha resistito in tutti i modi alla diffusione dello smart working. E quello che è successo è stato che quindi il lockdown non ha rappresentato solo l'intensificarsi di un fenomeno, ma proprio la generazione di un fenomeno, quello dello smart working, al quale, per tante ragioni che adesso non siamo qui a analizzare, tante parti della società italiana avevano cercato di contrastare. Adesso io lo chiamo smart working, ma so benissimo che ci sono delle modalità diverse, perché il lavoro, lo smart work sono tutte cose diverse, però per intenderci, insomma, ne uso una, ma abbracciando tutte le varie forme. È chiaro che in una situazione che a un certo punto ritornerà vicino alla normalità, noi non avremo più il lavoro a casa al 100% come abbiamo avuto nel primo lockdown, ma che in alcuni settori ancora abbiamo adesso. Cioè, io in realtà all'università lavoro quasi al 100% da casa. Però è chiaro che, ecco, qui siamo già sicuri che non ritorneremo alla situazione precedente. Perché la trasformazione a questo punto si è avviata ed è una trasformazione che continuerà anche dopo il virus. Allora, che cosa comporta tutto questo? Lo smart working è un'inversione di tendenza grandissima rispetto a quel fenomeno che ha caratterizzato la storia degli ultimi decenni,
che era l'iperurbanizzazione. Cioè negli ultimi decenni c'è stata proprio questa domanda di città, di spazio urbano, di luogo urbano, che ha portato a concentrare in poche città gran parte anche del settore ricreativo. E queste città erano anche quelle che attiravano il maggior flusso di turisti, cioè anche questo è un dato interessante, no? Perché quindi le città del lavoro erano anche le città del turismo. Quindi veramente una concentrazione molto grande che portava a tanti fenomeni, portava proprio a una scarsità dopo del bene fondamentale che è quello dell'abitazione e della casa. Ecco, è chiaro che questa fortissima tendenza ad andare tutti verso le grandi città o comunque dei contesti molto molto urbani è una tendenza che potrebbe essersi interrotta proprio per l'agire del fenomeno dello smart working. E, allora, come sempre, le trasformazioni accelerate portano quelle che gli economisti chiamano la creazione distruttrice. Perché? Perché ci sono, è chiaro che quella concentrazione di attività, bar, ristoranti, ogni sorta di accoglienza, diciamo, delle persone nei centri urbani, con anche lo svuotamento delle periferie, insomma, noi ci siamo confrontati tanto in questi decenni col problema delle periferie che restavano prive di luoghi di aggregazione, privi di luoghi di incontro, eccetera. Ecco, quel fenomeno lì potrebbe oggettivamente invertirsi, e, anche quando si ritornerà alla normalità, ma non per il turismo, bensì per l'effetto dello smart working. E quindi si potrebbe avere una redistribuzione dei luoghi della vita quotidiana dal centro delle città verso aree periferiche, ma anche dalle grandi città verso i borghi più piccoli. E nel nostro paese, che è così particolare nella distribuzione geografica dei flussi, anche fra nord e sud. E, ecco, questo nuovo contesto, che ripeto, è un contesto che potrebbe andare a delinearsi nei prossimi decenni, avrà degli impatti anche sul turismo, sicuramente. E, lì dopo gli scenari potrebbero essere tantissimi, e potremmo avere ancora di più il centro storico in mano ai turisti, perché appunto i residenti si sono distribuiti in tanti altri posti, e, oppure potremmo avere che i turisti si distribuiscono anche loro come residenti, perché anche le periferie diventano più interessanti, più vive. E perché i piccoli borghi, anche questi, diventano più interessanti e più vivi. E quindi, insomma, secondo me una delle grandi domande è se l'iperurbanismo, che è stata veramente la cifra degli ultimi decenni, questo sia nei paesi ricchi che nei paesi più poveri, sia un fenomeno che ha raggiunto il suo apice, e se adesso stiamo andando verso una maggiore redistribuzione della popolazione, non stiamo andando, se andremo verso una maggiore diffusione della popolazione per effetto appunto del cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Bene, grazie Patrizia. Nel frattempo è arrivata una domanda per Paolo Grigolli di Maria Rosa Cama, la quale chiede che cosa intendi più precisamente per quanto riguarda la personalizzazione del prodotto in funzione delle caratteristiche delle persone. Paolo, tocca a te. Grazie. Sì, grazie a Maria Rosa per la domanda. Allora, faccio un esempio che parte magari da una idea di destinazione turistica che fino a qualche anno fa si proponeva o si propone ancora con l'idea dei cluster, no? C'è la persona che fa relax, la persona che fa vacanza attiva, la persona che fa gastronomia. In realtà noi siamo persone che nei 3 giorni di vacanza magari la mattina fanno una passeggiata, il pomeriggio
fanno wellness e in sauna o quello che è, e la sera una cena gourmet. Quindi la personalizzazione significa che i territori sempre di più hanno la possibilità, forse il dovere, insomma, di tirare fuori tutte le loro potenzialità, perché a fronte di una così di 20-30 anni in cui abbiamo lavorato sull'idea di cluster, quindi di persone che facevano certe cose e quelle solo facevano, in realtà noi stiamo scoprendo che insomma, in 2-3 giorni nei quali si va sul territorio si vuole fare un numero di esperienze molto maggiore e molto diversificate. Quindi allo stesso tempo, se noi vediamo anche i grandi player come Airbnb, che ha attivato negli ultimi 2 anni e mezzo Airbnb Experience, loro costruiscono dei gruppi di 8, massimo 10 persone. Che tra l'altro uno dei criteri del turismo responsabile da sempre, nel senso che fai piccoli gruppi omogenei rispetto a certi interessi. Viene meno, e qua faccio una piccola ma necessaria, insomma, così parentesi teorica, nel senso che noi siamo stati abituati a ragionare di turismo importando un modello sbagliato, che era il modello, e che è il modello industriale. Il modello industriale si basa sull'economia di scala, l'economia della quantità. Quindi tante più persone a Milano svuotandosi diventano Milano Marittima, cioè tante più persone stanno su una spiaggia, quindi centimetri quadrati di spiaggia per numero di bagnanti, era il criterio con il quale è nato il turismo negli anni 50, 60, 70, ce lo siamo portati dietro. E non si può immaginare che il turismo, soprattutto in paesi come il nostro, continui ad avere questa dinamica legata alla scala, alla quantità, perché siamo nel paradigma dell'economia dell'esperienza. L'economia dell'esperienza è diversificare per ciascuno il tipo di, appunto, emozione che si dà. E questo significa passare dall'idea di standard all'idea, appunto, di personalizzazione. Significa modificare nella gran parte dei casi anche i propri modelli di business, e significa chiaramente che le marginalità vanno fatte sul valore legato alla singola, diciamo, esperienza che si può fornire. Aver importato questo modello, perché non ne conoscevamo altri, dentro il turismo, ci ha portato ovviamente ai fenomeni che conosciamo, insomma, e che ora sono così fragili da risultare in una crisi proprio esistenziale. Grazie Paolo. Si è parlato tanto. Un attimo. Posso Prego. Interloquire un attimo su questa cosa? Prego. Allora, io diciamo di professione sono una storica dell'economia e quindi ho avuto modo di studiare lo sviluppo, l'origine e lo sviluppo del turismo di massa nel nostro paese proprio come storica, insomma, negli archivi, intervistando le persone, eccetera. E non mi riconosco tanto in questa evoluzione che tracciamo, che spesso viene tracciata del turismo di massa, che porta con sé, diciamo, una visione dell'evoluzione delle cose progressiva, no? Cioè noi andiamo sempre a star meglio. Quindi il turismo di massa era pieno di difetti, poi abbiamo inventato il turismo esperienziale e le cose possono cambiare e migliorare. Magari fosse così. Perché? Intanto perché il modello del turismo di massa in realtà noi non lo importiamo, siamo uno dei primi paesi ad avviarlo, e lo facciamo in un modo molto personalizzato e lo facciamo anche creando un rapporto molto diretto fra i residenti che accolgono e i turisti. È un numero di persone molto elevato, quello che viene accolto, ma sono persone che consumano cose del territorio. Quindi gli anni 50 e 60 sono una fase storica in cui il turismo ha un grande impatto sull'economia dei territori, ma non perché sono tante le persone, ma perché è elevato il moltiplicatore del reddito del turismo. Che è un termine tecnico sul quale non mi diffondo, ma il concetto è questo. Ogni persona che arriva
consuma cose che sono in gran parte prodotte all'interno del paese, quindi alla fine della fiera ciò che resta nel paese di quello che i turisti spendono è moltissimo. E questo è anche dovuto al fatto che siamo un paese anche industrializzato, per cui abbiamo anche tanti beni di consumo che possiamo proporre e offrire. Questa non è la situazione della Spagna, che invece ha un moltiplicatore anche adesso del turismo basso. Questo significa che quello che i turisti spendono là in gran parte va fuori dalla Spagna. E questo è perché io tutto sommato ritengo più avanzato il nostro modello di turismo di quello spagnolo, perché noi abbiamo un moltiplicatore della spesa turistica più alto anche adesso, per effetto del grande lavoro che abbiamo fatto anche negli ultimi anni per collegare al turismo tutto il resto del sistema produttivo italiano e i prodotti italiani e il cibo italiano, eccetera. Tutto questo si trasforma in che cosa? Nel fatto che i turisti, quello che spendono qui, in gran parte genera economia, attività, produzione da noi. Il tema è quando si passa al turismo esperienziale, si passa a un turismo in cui, come ha proprio con grande efficacia descritto Paolo, le esperienze vanno ritagliate un po' sui singoli turisti, che poi per ragioni economiche cerchiamo di servire, diciamo, in gruppi, che però sono per forza limitati in questo caso, proprio perché c'è una grande diversità. Però non illudiamoci che questo generi dei numeri bassi, cioè è questo il tema importante che dobbiamo aver presente. Noi dobbiamo lavorare per far sì che il disagio che il turista può produrre su un territorio, se non altro, generi una importante economia in quel territorio. Però è anche difficile immaginare un contesto in cui siamo contenti meno turisti vengono. Eccoci. Poi ci sono delle situazioni in cui arrivano persone che attraversano veramente i territori senza lasciare nessuna traccia economica su quei territori. E allora questi sono proprio, è un po' il modello dei prendi i soldi e scappa. In questo caso prendi le immagini dei luoghi e scappa, non lasciare nulla, eccetera. Allora quelli sono turisti che noi non amiamo tanto, non vogliamo. E poi ciascuno di noi ha dei momenti della sua vita in cui è un turista un po' così, no? Cioè passi da una città, la vuoi proprio vedere, hai poco tempo, ci dai uno sguardo veloce e nessuno quasi si accorge che ci sei passato. Però non culiamoci, diciamo, nell'illusione che il turismo dell'esperienza sia un turismo solo di pochi numeri. Cioè sono tanti. Cioè non è un turismo di massa, è un turismo di tante masse di turisti diversi, ok? Però il tema della numerosità è un tema che resta, perché questo resta in qualunque settore, cioè comunque noi, anche se produciamo le Ferrari, non ne possiamo produrre solo due, questo che voglio dire, ecco. Quindi la numerosità dei turisti è un tema che secondo me ce lo porteremo dietro per tanto tempo. Beh, intanto adesso speriamo che i numeri un pochettino riprendano, perché effettivamente siamo ancora molto lontani da queste problematiche. Devo dire che in qualche conferenza in cui si è parlato di queste tematiche dell'overtourism è stato fatto notare che abbiamo visto prima un cartellone di un gruppo di cittadini che protestavano, che ha mostrato Paolo. È chiaro che le manifestazioni di protesta le fanno appunto coloro che subiscono un danno dalla presenza dei turisti. Quelli che invece ricavano dei forti redditi, dei guadagni dal turismo, non fanno le manifestazioni per dire quanto abbiamo guadagnato, come siamo felici, non le fanno perché
l'Agenzia delle Entrate noterebbe questa manifestazione, prenderebbe i nomi di questi cittadini entusiasti per i flussi turistici. Quindi in ogni città c'è una componente della popolazione che soffre e un'altra componente che invece trae molto vantaggio dal turismo. È una questione molto complessa. Però oggi abbiamo parlato molto anche dei borghi e io vorrei chiedere, e so che è presente, o perlomeno era, ma penso che ci sia ancora, Marina Castaldini, di Borghi Autentici d'Italia, se è così gentile da portarci anche l'esperienza di questa associazione, che è un'associazione di borghi, e che ci racconti qualche cosa sulla situazione del turismo nei tanti borghi italiani. Se c'è ancora Marina, non la vedo più. Sono qui. Ci sei? Ti sei disponibile? Perché non era previsto. Ma a chi è questa Giustina che appare? Questa fase così delicata dell'anno scolastico. C'è qualcuno che si è inserito? Aspetta, Daniela, mi piacere incontrarti. Ma cosa succede qua? Ma no, secondo me c'è una signora che è collegata che crede di avere il muto. No, è Marina che deve parlare. Marina, prendi la parola. Sono qui. Però ci provo. Sì. Beh. Adesso io questa qua la butto fuori. No, ma è sufficiente che la metti il muto. Sufficiente, dici? Sì, metti il muto così non la sentiamo. È una signora al telefono che non si accorta di essere collegata. Ma io non la trovo neanche. Come, io non so come si può... Io non ho il potere di metterla a muto, ma lo devi proprio fare tu. Che io, dovrebbe essere Giustina De Bartolo. Sì, è Giustina De Bartolo. Sì, ma non appare nell'elenco dei partecipanti, è lì il problema. Sì che appare, è in fondo. Se vai in alto a destra e allarghi la visione ai partecipanti, Maurizio. Perché sono in ordine alfabetico. Ah, ecco, forse l'ho trovato. Aspetta. Ok. Ma non solo, ma anche della promozione, della valutazione della via Fan System. Attraverso soltanto Fan System, la conoscenza del territorio. Ecco, siamo riusciti, perché non era nell'elenco alfabetico. Certo, sì. Scusa Marina, nel frattempo ti sei preparata, ecco, mettiamo in positivo. La Giustina mi ha molto distratto in realtà. La situazione è che nei nostri borghi, in particolare quelli che comunque sono già conosciuti, sono già borghi, diciamo, turistici, o dove comunque il turismo, cioè i turisti apprezzano da anni le prerogative di questi territori. Quest'estate, dopo il lockdown, c'è stato un assalto, ma un assalto cioè anche scomposto. Nel senso che sembravano tutti che andassero all'arrembaggio, che volessero assolutamente rivivere appunto tutti quei mesi e quei momenti non vissuti precedentemente. Ci sono stati dei problemi, insomma, hanno dovuto veramente resistere i nostri borghi, non tutti, ma la maggioranza. C'era troppa gente e io credo che anche il disastro successivo a quest'estate nei nostri borghi, che erano praticamente stati indenni dal Covid, sia dovuto anche a questa apertura indiscriminata dei cancelli, perché adesso nei nostri borghi il Covid circola, miete vittime, fa molti danni. Scusate se parli, non sono uno scienziato, ma io do la colpa anche a questa cosa qua. Non lo so se dopo l'assalto di quest'estate
continueremo ad avere di questo tipo di performance positive anche post-Covid. Io credo che i nostri comuni siano stati all'altezza e abbiano dimostrato che hanno delle prerogative, delle caratteristiche naturalistiche, appunto dell'autenticità, della capacità di accoglienza, della qualità dell'accoglienza che effettivamente meritano. Quindi io penso che ci saranno dei ritorni, ma non lo so se questo fenomeno diciamo continuerà, questa affezione verso i borghi continuerà ad esserci. Una cosa è certa, ci stanno cercando molti giornalisti per chiederci: ma diteci, ma voi avete degli spazi per lo smart working? Fate attività specifiche per incrementare e incentivare lo smart working? Vabbè, nei nostri borghi la banda larga si sta diffondendo, ma non certo velocemente, perché il piano nazionale lo sappiamo è molto in ritardo, e quindi insomma nel tempo ci saranno anche le condizioni per fare smart working o per ospitare nomadi digitali. Quello che, scusate un secondo, quello che noi, cioè noi abbiamo comunque, non abbiamo per nulla apprezzato, e l'abbiamo detto anche alla stampa, anche su alcuni tavoli ministeriali, non abbiamo certo apprezzato che i borghi siano diventati dei luoghi dove pensare di poter andare in alternativa alle città solo perché le città in quel momento lì erano diventate invivibili e piene di Covid. Cioè i borghi non possono essere considerati in questo modo. Cioè, ci deve essere una rivalutazione totale, complessiva e non solo e non tanto per la questione Covid. E su questo ci stiamo battendo anche con Amodo, ad esempio. Grazie. Grazie Marina. Io vorrei anche dare la parola a Caterina Natale, che sta partecipando a questo nostro incontro, che ci porta l'esperienza delle Cinque Terre, che è stata citata ampiamente e che è conosciuta appunto come un luogo di overtourism, anche se non è una città. Se non so se c'è ancora Caterina, si può prendere la parola. Ci sono. Intanto buonasera a tutti e ringrazio veramente per gli interventi, perché sono stati tutti molto ma molto interessanti e formativi. Noi abbiamo vissuto un po', come diceva ora Marina, abbiamo vissuto con l'apertura, no? Del 4 di giugno, abbiamo visto un aumentare, una presenza turistica importante. Devo dire la verità che non siamo stati presi d'assalto, quindi diciamo anche per pochi mesi non siamo tornati a quelle foto che faceva vedere Paolo del 2018, che hanno fatto il giro del mondo, oltre che spaventato noi residenti e lavoratori, perché sappiamo benissimo quanto siano fragili le Cinque Terre e quanto non possano permettersi certi numeri, ecco, questo è indubbio. Quello era stato un insieme di fattori pazzeschi che aveva portato a quei flussi. Un turismo, ovviamente noi abbiamo giovato del turismo di prossimità delle regioni a noi vicini, dei territori a noi vicini, che sono anche quelli più, tra i più propensi, no? alla gita fuori porta, grazie alla vicinanza. Devo dire che poi come Cinque Terre abbiamo, ahimè, goduto anche di disgrazie altrui, come se l'anno non ne avesse portate abbastanza, per tutto il problema dei collegamenti che ha colpito in particolar modo Genova e quindi i collegamenti con il Ponente. Un turismo di prossimità, un turismo italiano, anche se devo dire che soprattutto agosto e settembre, agosto in particolar modo, abbiamo avuto moltissime presenze di europei. Europei che, e forse un po' questi cambiamenti, no? La pandemia accelera questi cambiamenti, europei che avevamo perso. Noi il nostro turismo era
prevalentemente anglofono, americano, australiano e orientale, ovviamente. E invece c'è stata una forte presenza di europei, i francesi che non ci hanno abbandonato, ma anche i paesi dell'est Europa, oltre ai tedeschi che ormai da 10 anni erano un po' latitanti, e i paesi dell'est Europa che erano presenti, ma veramente in maniera evidente, ecco, cioè da vedere macchine slovene, ungheresi, Repubblica Ceca nei parcheggi, olandesi, insomma c'è stato un cambiamento nel turismo, un turismo sicuramente ridotto nei numeri, questo forse ha portato, forse come conseguenza naturale, non lo so, un maggior rispetto quindi del territorio, c'è stata una nuova, un riappropriarsi, no? Anche da parte dei locali di certi spazi che si erano un po' persi, un turismo che ha in un certo senso riempito era la scoperta di pezzi del territorio che non erano mai stati all'interno dei grandi tour, no? Le classiche Cinque Terre, no? Bene, abbiamo assistito a dei turisti sparsi in luoghi dove anche noi ci chiedevamo come hanno fatto a trovarla, a raggiungerlo. E quindi è stata, devo dire, oltre una boccata d'ossigeno per il settore, anche se ovviamente sono stati persi dei mesi molto importanti, è stato anche un turismo diverso che ha permesso anche una maggior dispersione sul territorio, quindi con minori concentrazioni. Bene, grazie Caterina. Tra di noi c'è anche il massimo esperto di trekking, come guide, con l'attività di guida ambientale escursionistica, Davide Galli. Se ci vuole raccontare qual è stata l'esperienza quest'anno delle guide ambientali, vi ricordo che Davide sarà nostro ospite il 26 di gennaio in un altro incontro che terremo sul Sentiero Italia. Davide, riesci a collegarti? Riesci a farti vedere? Sì, ci sono. Eccolo. Ecco. Grazie. Presidente, buonasera. Dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionisti. Prego. Voglio far notare che Anna mi sorride in modo molto evidente, Anna Donati, quindi si è messo agli anni. Allora, è stato un anno particolare ovviamente anche per noi, come guide ambientali escursionisti, che noi ci siamo fermati prima dell'arrivo del primo decreto, nel senso che il turismo scolastico, come è stato sottolineato, è stato bloccato a scopo cautelativo fin da subito, quindi annullamento di tutti i viaggi. Chiaramente per le guide ambientali escursionistiche l'attività primaverile e autunnale con le scuole è quella che garantisce la continuità, che permette di fare questo mestiere anche nelle aree non spiccatamente turistiche, perché noi abbiamo questa caratteristica: i nostri soci vivono per il 70% nelle aree interne, quindi in assoluta controtendenza rispetto al dato che è opposto a livello nazionale, perché il 70% invece vive nelle aree fortemente antropizzate. Noi abbiamo dei soci, scusate, sono piacentino, vi tremeranno i vetri, rurali, ok? Se siete tutti vivi, ok? Noi abbiamo dei soci che appunto vivono in questo tipo di territori a bassa densità turistica. Poi che cos'è accaduto? Non appena c'è stata la possibilità di muoversi, il nostro tipo di accompagnamento e di turismo, che già, devo ammettere, stava godendo di uno stato di ottima salute, perché noi registriamo un aumento in termini di fatturati del nostro mercato, lo registra fra l'altro Confagricoltura, un dato variabile che da 5 anni si attesta tra il più 3 e il più 4%. Noi come associazione di categoria riceviamo una pressione in ingresso che stiamo cercando di soddisfare, proprio perché noi abbiamo deciso di dare
accesso alla professione, di non chiuderci in modo ordinistico, ma di dare questo diritto di accesso alla, alla professione in linea anche con le richieste del mercato. Quindi noi godevamo già di un buon momento. Cosa c'è stato? Appena è stato possibile abbiamo avuto ovviamente un boom. Allora, non è stato completamente recuperato il fatturato dell'anno, poi alcuni soci ne hanno potuto usufruire, altri no. Quindi è una situazione assolutamente non uniforme sul territorio nazionale. Se devo parlare a titolo personale, ad esempio, devo registrare che mai come quest'anno ho avuto il tutto esaurito sui camp estivi degli adolescenti, perché la situazione era particolarissima. Le famiglie non ne potevano più di loro, loro non ne potevano più delle loro famiglie né di stare chiusi in casa. Il dato interessante è che quest'anno per la prima volta non si sono lamentati del sequestro degli smartphone. Cioè sono arrivati a un certo punto ad esserne nauseati persino gli adolescenti di questo eccesso di connettività, perché ad esempio nei miei camp la prima cosa che viene fatta è l'arrivo del sequestro degli smartphone, anche per evitare una serie di pericoli legati al bullismo, al body shaming, con l'utilizzo delle fotografie e tutto quello che non può conseguire, ma anche per evitare che si isolino e che non vivano l'esperienza fino in fondo, no? Che reimparino anche a provarci fra loro senza messaggini, che è comunque salutare, no? Un po' di sano corteggiamento, come si suol dire, e sono molto buffi e divertenti. Quindi noi abbiamo avuto un eccesso forte, io ad esempio che accompagno sulla Via degli Abati una media di 3 volte all'anno, in una sola estate l'ho fatta 6 volte, la Via degli Abati, che è un'alternativa dalla Francigena che andrebbe da Bobbio in provincia di Piacenza a Pontremoli, che è molto interessante come tratto trasversale appenninico. Quindi riapertura molto forte di un mercato, luci, ombre, clienti che ripiegavano. Quindi erano insoddisfatti e frustrati di aver ripiegato su una meta non propriamente scelta e che quindi riversavano sulle guide la loro frustrazione in questo senso, oppure che non erano completamente adatti a quel tipo di viaggi e cammini. Io a un certo punto, a metà di un cammino della Via degli Abati, ho avuto proprio uno sbotto che una guida non dovrebbe mai avere, ma era la quinta edizione di Via degli Abati con questo tipo di lamentele, che a un certo punto uno mi ha detto: Davide, non ne potrai più di noi, non vedrai l'ora che finiamo questo viaggio, che ci leviamo di torno. Ho detto: ma come faccio a prendermela con gente che si iscrive a un cammino e si lamenta per giorni di camminare? Cioè, che cosa volete che dica? È stato il massimo della mia perdita di pazienza. Chi mi conosce sa che è una gara molto dura quella di riuscire a farmi arrabbiare. Ecco, questi sono gli altri aspetti. Dall'alto, le immagini che avete fatto vedere voi. Allora, a un certo punto, come ai GAE, ci siamo proprio posti il tema dell'eccesso di flussi in alcune zone, in particolare l'Abruzzo. Ci arrivavano immagini dei soci che erano molto preoccupanti, ma la stessa Via degli Dei ha avuto dei momenti veramente particolari di densità, e in questo devo ad esempio ringraziare l'intelligenza di gente come Vito Paticchia, che ha costruito negli anni scorsi il percorso alternativo della Via della Lana della Seta, costituendo una valvola di sfogo che l'estate scorsa è stata utilissima proprio per alleviare l'impatto. Ecco, un'ultima cosa, poi vi lascio. Noi ci siamo dati un codice di regolamentazione negli anni, non c'è nessuna legge che fissa i numeri degli accompagnamenti, se non la possibilità di finire davanti un giudice a seguito di un incidente per imperizia, dolo e negligenza, dove ovviamente se sei da solo con 50 persone c'è un giudice che ti dice: mazzi stupid, minimo, no? Penso che nel processo proprio venga messo così agli atti, mazzi stupid. Detto questo, però, noi ci siamo dati un codice di autoregolamentazione, e quindi aderire ad AIGAE per le 3.000 guide significa che se un collega ti vede con una situazione non sostenibile, ti può chiaramente, chiamiamolo pure, denunciare al collegio dei provvedimenti ed essere sottoposto a un provvedimento disciplinare relativo. Perché per noi, comunque, che aderiamo ad ITR e che siamo fortemente coinvolti in tutti i progetti, ad Amodo in particolare, comunque la sostenibilità è un di cui della professione che è assolutamente irrinunciabile. Quindi i professionisti dell'accompagnamento possono benissimo gestire i flussi,
perché noi siamo sì volano di queste economie, come stavi dicendo prima tu, Patrizia, però possiamo anche essere dei regolatori in termini di responsabilità sociale nei confronti dei nostri territori. Noi che viviamo nel piccolo... È proprio questo, perfetto, è questa la chiave, è questa la chiave. Noi in particolare che viviamo in questi territori, cioè io vivo in un posto dove siamo 140 in tutta la valle, io appena ci sono dei sovrannumeri vado subito in allergia, no? Quindi devo attivare gli anticorpi che utilizzo per la mia persona anche a beneficio del territorio, perché sappiamo tutti poi che cosa significa perdere il controllo da questo punto di vista. In questo senso dico che la nostra distribuzione ormai molto omogenea su tutto il territorio, nelle aree più sperdute, è forse una soluzione che sta funzionando, dove c'è un mercato che si autoregolamenta. La nostra scelta di qualche anno fa di aderire alla liberalizzazione del mercato, anche se ci ha spaventato molto all'inizio, alla fine ha funzionato. Grazie Davide, io credo che dobbiamo andare verso la conclusione di questo nostro incontro. Prima di dare di nuovo la parola, se hanno delle repliche o qualcosa da aggiungere a Patrizia e a Paolo, voglio ricordare i nostri prossimi due appuntamenti. Il 19 presenteremo il libro sulle libere viaggiatrici, uno splendido libro giunto alla seconda edizione, scritto dalle nostre socie Manuela Bolchini e Iaia Piedemonte, e il 26 avremo invece Sentiero Italia, che sarà descritto e raccontato dai protagonisti di Vasentiero, i ragazzi di Vasentiero, assieme appunto a Davide Galli che abbiamo appena ascoltato. Quindi Patrizia e Paolo, se avete ancora qualcosa da aggiungere, di qualche riflessione conclusiva, dopodiché ci lasciamo. Io ringrazio di nuovo tutti per la partecipazione. Patrizia, hai qualcosa da... Ma forse è solamente una nota, insomma, anche su suggestione di quello che diceva Davide Galli. Cioè la risposta è l'organizzazione. Non dobbiamo immaginare l'organizzazione come qualcosa che ci viene imposta da fuori, ma come ci raccontava Davide, qualcosa che dal basso noi creiamo per gestire i fenomeni. E quindi anche nell'ambito del turismo, soprattutto del turismo responsabile, la responsabilità, diciamo così, dei turisti e degli operatori ha bisogno di creare delle reti organizzate in qualche modo, perché solo la rete organizzata ci consente di fronteggiare le situazioni e non farsi travolgere. Grazie Patrizia. Paolo? No, grazie per gli interventi. C'è una domanda di un quesito che mi pare importante da parte di Chiara Ruggeri, con il suo blog Viaggiando si impara, che è un dubbio amletico, no? È giusto parlare o meno di certi luoghi, perché la notorietà poi alla fine insomma li può rovinare, e questo è un grande dubbio. Io ormai non ne parlo più, di cose che vado a scoprire cerco di tenerle lì, però è evidente, non sono un tour operator, non sono dentro a questa dinamica che cerca di portarle, insomma, ecco, come dice Patrizia, abbiamo vissuto tanto tempo e troppo tempo nella così ricerca affannosa di creare flussi, di creare attrazioni, e adesso dobbiamo imparare a gestirle, come diceva un grande amico e collega inglese, insomma, il turismo in una destinazione è come il fuoco in cucina, puoi fare dei fantastici piatti ma ti può bruciare la casa. La capacità di gestire oggi è proprio importante, insomma, e forse speriamo quest'anno qua ci aiuti a fare una riflessione forte in questo senso. Grazie davvero per l'ascolto, per l'attenzione che c'è stata. Bene, io ringrazio di nuovo i nostri due relatori, Patrizia Battilagni e Paolo Grigolli. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Devo dire che a noi abbiamo un limite di partecipazione che adesso vedremo di superare, che è quello di 100 partecipanti. Abbiamo dovuto lasciare fuori delle persone, mi è dispiaciuto molto. Perché c'è l'overtourism digitale. C'è l'overtourism anche nei webinar. Dobbiamo abituarci anche a questo, mi fa molto piacere, vedo dei commenti positivi.
Ringrazio tutti, ci rivediamo il 19 per il dibattito sul libro di Iaia e di Emanuela. Buonasera a tutti. Maurizio, se vuoi ti posso mettere a disposizione il nostro account da 500 per la prossima. Noi lo stiamo pagando, quando non lo usiamo volentieri. Ah, ti ringrazio molto. Ti ringrazio vedi come molto. Sono organizzati, vedi, loro sono siamo veramente tanti, organizzati. Siamo tanti. Siete tanti. Dio, 500 è un po' tanto, però insomma non mettiamo limiti. Bene, grazie a tutti. Maurizio. Grazie Davide, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti, grazie davvero. Ciao. Ciao.